Spesso quando pensiamo di essere insicuri, tendiamo a credere che ci sia qualcosa di sbagliato in noi. Di conseguenza cerchiamo subito di metterci al riparo, cercando di diventare sempre più forti e decisi. Questo ci provoca un senso di incertezza, di instabilità, con la sensazione di non essere mai all'altezza degli standard di bravura. Bellezza, intelligenza, spesso sono stati imposti come modelli di riferimento e questa insicurezza si riflette anche nel mondo in cui ci percepiamo come genitori, lavoratori, amici, creando ansia da prestazione. Abbiamo la sensazione di essere sotto esame, sotto il costante giudizio altrui, con la paura di perdere le certezze e il senso di precarietà che sembra sempre incombere su di noi. Spesso temiamo di non avere la capacità e le risorse e le energie necessarie per svolgere i nostri compiti e abbiamo paura di non raggiungere i traguardi imposti dal mondo esterno. Tutto questo timore è generato dai nostri pensieri, dalla nostra mente, ma anche dal sistema esterno che riflette in noi identità che non ci appartengono più. Oggi è il momento perfetto per risvegliare quella parte interiore che risiede nella nostra anima, nell'essenza che è pronta a guidarci verso la strada giusta. Attraverso la meditazione e a questo percorso che faremo insieme troverai molte risposte, idee, intuizioni che ti aiuteranno ad accedere alla tua fiducia interiore. Ricorda che nessuno è debole e che l'insicurezza non indica fragilità. È forse necessario cambiare alcune abitudini, essere meno superficiali e lasciare andare il controllo, passo dopo passo. La tua certezza interiore si rafforzerà, creando un equilibrio con quella energia invisibile, quel filo conduttore che ti condurrà verso i risultati che desideri. Quando ti affidi al tuo mondo interiore e ti connetti con le tue immagini più profonde, ti sentirai sempre più connesso a un vasto universo in cui la fiducia e l'equilibrio regnano sovrani. Permettimi di guidarti in questa meditazione. Ora, trovati in una posizione comoda se non l'hai già fatto e inizia a respirare profondamente a pieni polmoni. Prendi l'aria, trattieni per qualche istante. Mentre continui a sentire le mie parole, la tua respirazione si fa sempre più calma e ti rilassi sempre di più ad ogni respiro. Prendi un altro respiro profondo, riempi i tuoi polmoni, trattieni per qualche istante e butta fuori. Lascia andare stress, pensieri, tensioni. Questo è il tuo momento. Immagina da subito di avere davanti a te un fiore molto speciale. Osserva attentamente il suo colore e ciò che vi è al suo interno. Puoi sentirne il suo profumo, puoi toccarne i petali. Chiediti, cosa senti da questo fiore? Dolcezza, delicatezza, forza, robustezza. Lascia che questa immagine si diffonda dentro di te mentre continui a respirare attraverso questo percorso che stiamo facendo. L'obiettivo è quello di eliminare l'insicurezza e trovare la fiducia interiore. Ricorda che tutto arriverà quando ti accordi col tuo mondo interiore. Tutto si allinea e tutto arriva nel momento giusto. Ora immagina che ci siano due mondi dentro di te. Il primo è quello esterno, è superficiale, apparentemente stabile e sicuro. Rappresenta le convinzioni comuni, le cose concrete che vedi, come ciò che hai realizzato, le tue opinioni su te stesso, sugli altri. Sono lì, in quel mondo. Lascialo lì. Il secondo mondo è quello più profondo, quello che è dentro di te. Quel mondo che è in continuo movimento e sgorga da un punto molto profondo.
c'è qualcosa che ti caratterizza. Forse non te ne accorgi, ma dentro di te c'è una profondità immensa. E quello che ti appartiene è lì, stabile. E a volte, quello che ti appare stabile all'esterno è solo ciò che è emerso da quella profondità e si è solidificato nel tempo. Ma ora quella parte esterna è destinata a invecchiare, viene superata, quindi la tua sicurezza esterna, quella che sembra stabile, effimera, legata dai modelli, fasi di evoluzione, che presto andranno oltre. Dall'altra parte c'è una sicurezza interna, che è quella tua, quella più profonda, che è sempre attiva, è sempre pronta a darti le giuste risposte, il giusto sostegno. È quella parte che non ti fa mai sentire solo, ma è importante cercarla. Quella parte interna è come se fosse una sorgente sempre attiva, simile al processo creativo che dal seme genera una pianta. Il fiore che hai immaginato è come un nuovo seme. Quando ti senti insicuro è perché non guardi in profondità, ma ti focalizzi solo sulla superficie. Questa è la vera insicurezza, un segnale per ricordarti che hai perso il contatto col tuo centro, con quella sorgente interiore. Da oggi in poi, lascia da parte momentaneamente obiettivi, traguardi innaturali, sogni legati ad altre persone. È il momento di tornare dentro di te, di seguire il tuo istinto e fare ciò che ami. Lascia andare l'insicurezza e prendi in considerazione le abitudini più importanti per te stesso. Sii gentile con te stesso e concediti il tempo di riconnetterti con la tua essenza interiore. Ricorda che sei un essere unico e speciale con un potenziale illimitato. Lascia che questa meditazione ti aiuti a trovare la fiducia interiore, ad abbracciare la tua autenticità. Ora, lascia che la tua mente possa formare un'immagine di una situazione che ti disturba, che ti crea disagio, malessere. La vedi, una situazione che ti disturba. E contemporaneamente, su un altro lato della mente, immagina di essere al centro di una grande piazza, dove hai vari passaggi, varie vie, e noti un sentiero ben delineato. Ci cammini in questo sentiero e arrivi direttamente in un giardino ricco di fiori e ti trovi di fronte a un albero. E a fianco all'albero l'ingresso di una grotta. Immagina di entrare e quando ti trovi all'interno ti senti subito a tuo agio, come se fossi immerso in una nuova dimensione, fuori dal tempo. Sei protetto, al riparo. Per le altre persone è un luogo inaccessibile. E lì, in questo spazio, ti trovi in penombra e quella penombra ti permette di vedere tutto intorno a te, di distinguere tutto ciò che ti circonda. Cosa osservi al suo interno di questa grotta? Osserva le pareti, senti l'umidità, senti il calore, la temperatura e percepisci una strana sintonia tra te e questo ambiente in lontananza. Vedi il tintinnio dell'acqua che gocciola. Ti accorgi che accanto a te c'è un rivolo d'acqua che scorre, ti bagni le mani, i piedi. Ma quest'acqua è calda e ti purifica. E vedi che all'interno di questa grotta c'è un altro sentiero, tracciato.
tracciato, ben delineato, sicuro, e cammina, cammina. E arrivi a un punto nella grotta dove tutto si fa più largo. Sei più comodo. Respiri. Respiri in modo naturale. In questo ambiente c'è proprio quella sorgente d'acqua. Dove arrivava quell'acqua? L'acqua è limpida. E resti lì qualche istante, in uno stato di contemplazione. E l'acqua entra dentro di te e si diffonde in tutte le tue cellule, come se ti potesse purificare. Momento dopo momento. E cadi profondamente in questo stato di rilassamento. Sentiti parte integrante di quest'acqua. Come se non ci fosse più nulla, come se ci fosse il vuoto. E vai, vai, dentro questa sorgente, e diventa sempre più energetica, più forte, più in movimento, più vigorosa. Come se quest'acqua potesse danzare. Ti avvicini sempre di più in una zona pronto e pronta per espanderti. Per espandere tutta quest'acqua dentro di te. E ora ritorni nella figura che eri prima e puoi bere quest'acqua. E dentro di te inizia a diffondersi una sensazione di benessere, come se quella sorgente fosse sempre stata lì silenziosamente. Eppure oggi ne senti di più la necessità di essere acqua, lasciando da parte le incertezze, i dubbi, il malessere, perché sono solo emozioni. E grazie al flusso dell'acqua le puoi allontanare. Comprendi il benessere che viene dalla tua consapevolezza, che arriva da dentro di te, e tutto si libera, tutto si sblocca naturalmente. E grazie all'acqua si possono formare altri sentieri, ma tutti gli stessi sentieri ti riportano nel tuo centro, il centro dove nasce la passione, dove nasce l'entusiasmo, quel centro che è già dentro di te. Osserva attraverso questa sensazione cosa fai di nuovo nella tua quotidianità. Quali sono le cose che ripeti, che ti portano successo, che ti portano energia? E lascia perdere tutte quelle cose che non fanno più parte di te, lasciale fuori da questa immagine. Ti senti in pace, ti senti bene con te stesso. Puoi camminare fiducioso. Ma rispetto all'immagine che avevi prima, quell'immagine che hai visto all'inizio, cosa è cambiato? Qual è la sensazione di certezza che hai portato dentro di te? Qui puoi trovare nuove fantasie, nuovi desideri, nuovi percorsi per la tua vita, e questo è un buon momento per aprirti e a toglierti quella vecchia identità, quei vecchi concetti che spesso si ripetono perché gli altri vogliono determinate cose da noi. E a volte vogliono che noi diventiamo quello che loro pensano. Lascia perdere i vecchi ruoli, quelle vecchie aspettative. Incomincia a far sgretolare quelle vecchie immagini, a farle sfumare, perché non sono più parte di te quelle vecchie immagini. Quelle immagini che danno insicurezza, lasciale andare, indossa una nuova immagine di te, un nuovo vestito. Quel vestito della certezza, della fiducia interiore. Quello che stai facendo è la cosa giusta, lascia che possa emergere quella nuova identità, perché se stai troppo attento al giudizio degli altri, quando cerchi di adeguarti, l'insicurezza cerca nuovamente di farsi sentire. E quando arriva ti puoi immergere nuovamente in quella foresta sconosciuta. A volte all'inizio si può provare paura, ma è solo l'unico modo per ritrovare la spontaneità. È quello di lasciar perdere quella parte più antica che non fa più parte di te. E ti puoi immergere in questo nuovo viaggio lontano, lontano dalla logica, ma è vicino a
quel regno più importante che sono le tue intuizioni, quel regno legato alle metafore, ai simboli, che sono i veri codici del nostro inconscio. Inizia a osservare quello che vedi intorno a te. Fidati delle tue immagini. Allontanati da tutto ciò che è inutile, ma concentrati su quel pensiero che ti dà un'emozione. Un'emozione positiva. Sì, a volte possiamo essere arrabbiati, tristi, insicuri, ma da oggi inizia a comprendere che sono solo emozioni, sensazioni che appartengono all'idea di quello che pensi di te. Ma se vai più in profondità, entri nel tuo nuovo mondo. Fai scatenare quel fuoco interiore che è dentro di te. Ricorda che sei e sarai sempre un flusso in costante movimento, come l'acqua, come l'aria, come la terra. Perché ciascuno di questi elementi ha delle sfumature che possono raccontare la natura che si muove. Perché sono energie universali che vivono nel mondo. Così vivono come nella nostra quotidianità, in noi stessi. E da qui puoi riconoscerti, rispecchiarti, puoi lasciare andare tutte queste energie, quelle vecchie energie che non ti appartengono e che hanno già svolto una loro funzione. Puoi visualizzare le emozioni sotto forma di questi elementi. Osserva te stesso che sei uno di questi elementi. Puoi essere fuoco, acqua, terra, aria, oceano. Come ti fanno sentire questi elementi che sono già dentro di te, che fanno parte di una nuova rivoluzione personale. E ora, sempre attraverso il tuo mondo immaginario, rivolgiti dentro di te, nel buio, con i tuoi occhi, immagina di scivolare giù in profondità e lascia tutti i tuoi pensieri in superficie. I pensieri che non fanno più parte di te e resta in silenzio. Stai nel buio. Permetti a te stesso e a te stessa di essere nel buio. Lascia perdere gli spazi intorno a te. È importante portare il silenzio dentro di te. Comprendi chiaramente questa sensazione. Sei pronto, pronta. Cominciare a lasciare andare quella parte più vecchia di te. Inizia a vedere quello che puoi fare attraverso il tuo potere personale. Quali sono le tappe che puoi fare giorno per giorno per raggiungere la tua autorevolezza, la tua fiducia interiore. Ed ecco l'immagine di quando eri bambino. Osserva il percorso scolastico, il primo bacio, la prima grande arrabbiatura o la delusione, il primo voto a scuola e ancora la maturità, gli esami, il lavoro, le vacanze, gli amici. Sono tutti momenti legati a dei ricordi e puoi vederli nei dettagli e sono ancora lì, in grado di emozionarti. Adesso pesca tra tutti quei momenti quello che per te è stato uno dei più importanti. Immagina di riviverlo come se fosse stato ieri. Fai risplendere tutte le sensazioni che avevi provato. Ora cambia scena. Ti trovi in un'epoca storica lontano, lontano. Sei all'interno di un rituale sacro. Fa parte di un'incoronazione. Sì. Stai diventando un re o una regina. Sei emozionata, emozionato, pronto a sigillare tutto un percorso che hai fatto nella tua vita, tutto ciò che hai conseguito. Finalmente sei riconosciuto, finalmente le altre persone vedono in te il tuo valore. Vedono in te la tua ricchezza, l'abbondanza. Immagina davanti a te questa corona,
piena di pietre, oro, argento, metalli preziosi. E ora un sacerdote o una persona che ha una carica di autorevolezza molto importante di quell'epoca. Osserva che lui prende questa corona tra le mani e con gioia e fiducia, felicità, ti guarda negli occhi e la porta sul tuo capo, sulla tua testa. E lui, vicino a te, al tuo fianco, state guardando l'orizzonte. E lì vai sempre più vicino all'orizzonte e ti trovi davanti a uno specchio e vedi che sei una persona di potere, sei una persona piena di soddisfazione, hai raggiunto ciò che è importante per te. Ora ti consegna lo scettro con una pietra molto potente per te. E attraverso questo scettro c'è un ricamo di un simbolo antico e lo senti dentro di te che si diffonde, sta entrando in connessione con una forza invisibile e da qui puoi risvegliare il tuo potere interiore. Forze che normalmente sono rallentate dalle nostre vecchie convinzioni, dalle nostre vecchie abitudini, ma oggi è importante che risvegli il tuo vero potenziale. Sei riconosciuto, sei di valore e inchinati come gesto di rispetto verso questa autorità. Senti che sei parte integrante di questo grande progetto chiamato vita. Passo dopo passo, comprendi che sei in questo movimento legato di immagini, emozioni. Abbi fiducia di ciò che ti è arrivato, di ciò che hai sentito. Ora lentamente puoi iniziare a sentire che tutto ciò che hai visto si diffonde completamente in tutto il tuo corpo, in ogni tua cellula. Sei fiducioso, sei fiduciosa. E ora ripeterò un conteggio numerico da 8 a 1. E al numero 1 tornerai qui, con fiducia. 8. Inizia a sentire completamente il tuo corpo che è parte di questo momento, del tuo momento. Un momento che si lega a quell'istante presente dal quale è iniziato questo percorso. 7. Fai un bel respiro profondo per sentirti qui. 6. Lentamente muovi la tua testa. 5. Poi le tue spalle. 4. E poi con un altro respiro, 3, più profondamente, 2, con un bel sorriso sulle labbra, 1, ritorni qui e se ti sono arrivati dei messaggi che ti ricordi, puoi segnarli sulla tua agenda, sul tuo diario. E ti ricordo di condividere, se ti è piaciuta questa meditazione, le persone che vuoi bene, che ami, che possa essere di aiuto e di supporto. Così possiamo espandere, alimentare questa energia verso il bene, verso l'amore, per noi stessi, per gli altri. Ti auguro ogni bene.